lamezzaterme.it, Riccardo Cristiano, per i 50 anni dell'Associazione Italiana Arbitri. Presidente, un traguardo davvero unico e che comunque presuppone, vista la presenza sul territorio, soprattutto la sezione di Lamezia, che si vada avanti e si vada avanti in maniera ancora più spedita. Beh, noi festeggiamo i 50 anni di Lamezia così come festeggiamo sempre, no? L'anniversario delle nostre 206 sezioni che rappresentano 206 comunità, 50 anni importanti nei quali si sono avvicendati tanti ragazzi e tante ragazze che non solo hanno svolto un'attività sportiva ma sono diventati uomini e donne all'interno della società, portando rispetto, portando regole, portando comportamenti esemplari. A proposito del fatto che lei ha detto uomini e donne e regole, in una società che spesso e volentieri dimentica le regole, la sessione arbitri, che riesce a essere la bilancia soprattutto in campo, ha secondo me un senso anche a livello educativo, quindi la sessione arbitri può ancora dare quel contributo alla società proprio in fatto di educazione. Sicuramente noi consideriamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze dei piccoli eroi, perché in un mondo in cui oramai prevale il fatto di vedere quello che fanno gli altri, gli arbitri sono invece protagonisti della propria vita, portano in campo pace, giustizia e danno la possibilità nell'arco di una stagione a 550.000 gare di essere svolte nella piena regolarità e nel rispetto delle regole. Lei che emozione prova quando vede questi ragazzi giovani, e ce ne sono tanti, io vedo tantissimi ragazzi giovani arbitri che sono veramente, come si dice, di primo pelo, però è bello vederli perché penso di emozione. Beh, praticamente vedere tutti questi ragazzi e tutte queste ragazze dà la piena consapevolezza che non è un mondo tutto sbagliato, che c'è ancora una buona parte della società che magari non fa notizia, che rappresenta i valori sani che vengono rappresentati ogni giorno. Presidente, 50 anni sono un bel traguardo, vogliamo dire qualche parola? Grazie intanto per essere intervenuti a questa nostra bellissima manifestazione, è un momento storico. Noi abbiamo cercato di organizzare questo evento nel migliore dei modi perché segna, come dicevo, un momento particolarissimo. Il nostro pensiero in questo momento va ai nostri soci fondatori che hanno avuto la lungimiranza 50 anni fa di fare richiesta per l'istituzione della sezione e soprattutto, diciamo, a quegli associati, agli associati che non sono più con noi. A loro va il nostro pensiero perché hanno tracciato veramente il solco lungo il quale noi che siamo intervenuti dopo abbiamo potuto portare avanti la loro opera, il loro lavoro. La sezione di Lamezia Terme è in continua crescita, quindi quali sono gli obiettivi che vi prefiggete per il futuro, visto che comunque è un settore veramente in larga espansione, soprattutto per la presenza che c'è qua a Lamezia? Guardi, sì, bisogna lavorare diuturnamente, perché solo lavorando con passione si riescono ad ottenere risultati. La sezione in questi ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale, sia numericamente sia per quanto riguarda le categorie nazionali raggiunte. Oggi infatti possiamo vantare di avere ben 12 associati nazionali, sia nel calcio a 11 che nel calcio a 5, e con Valerio Vecchi che opera nella massima categoria del calcio a 11 e Martina Molinaro che è l'associata di spicco perché opera in campo internazionale del calcio femminile. E quindi non posso che augurare a chi verrà dopo in questi altri 50 anni di poter lavorare alacremente e cercare di portare avanti il nome della sezione AIA di Lamezia Terme. Lamezia Terme.it, Riccardo Cristiano, 50 anni dell'Associazione Italiana Arbitri a Lamezia. Gli arbitri sono regole, le regole sono importanti nella società anche sotto un profilo dell'educazione. La Chiesa dà delle direttive che poi alla fine sono fondamentalmente dei principi di educazione, di rispetto. Quanto è importante questa giornata soprattutto per i ragazzi che magari si trovano anche ad affrontare lo sport tutti i giorni? È importante appunto intanto sul piano delle regole, perché le regole che poi sono una indicazione per vivere, per interpretare la partita della vita, diciamo così, segnano già un passo importante per inquadrare
un modo di essere dentro la realtà, però al di là delle regole c'è sempre poi l'uomo che interpreta gioco complessivo della vita, quindi c'è un intreccio da una parte di un complesso, una realtà diciamo così statica che deve essere come orientamento, e dall'altra parte poi c'è questo aspetto dinamico che è l'uomo che interpreta tutte le varie variabili proprio per fare in modo che le partite, che quelle poi decisive della vita, possono essere davvero vissute con la lealtà e soprattutto con il rispetto della persona umana. Alla fine, diciamo, una buona partita di calcio si regge sostanzialmente su questo, sulla regola che guarda alla lealtà dell'altro, che non è mai un nemico, è magari uno che sta dall'altra parte, col quale mi confronto, però dentro la nostra visione cristiana, fra l'altro, non abbiamo difficoltà a dire che lo guardiamo come un fratello, la regola fra tutte, quella più grande. Ma è una giornata importantissima, noi siamo particolarmente felici che una giornata così bella e così importante venga ad essere comunque celebrata nella nostra sala consiliare. Abbiamo spalancato le porte di questa sala consiliare alla città, oggi la andiamo a spalancare anche al di là e al di fuori dei confini cittadini, ed è una cosa bellissima. E ci sono gli arbitri in bene o male sono fondamentali perché vi sia il rispetto delle regole. Allora, anche da un punto di vista un po' emblematico, questo rispetto delle regole oggi di fatto lo celebriamo in questa sala.